Buonasera, non se ne parla praticamente mai, ma i casi negli ultimi anni sono decisamente in costante aumento. L'autismo, una malattia difficile da diagnosticare, che tra la popolazione è ancora troppo conosciuta e purtroppo, occorre dirlo, anche scarsamente accettata. Questa sera dunque l'invito è a volerne sapere di più. Abbiamo detto, si tratta di una patologia in grande crescita. In Svizzera ne sono affette 50.000 persone, in Ticino si registrano 15-16 casi nuovi all'anno. Cominciamo allora a capire meglio la realtà di chi è affetto da questa malattia, partendo da Locarno, dove c'è un centro del tempo libero che durante il giorno ospita bambini e adulti affetti da autismo. Finanziato prevalentemente da privati, il centro è gestito da operatori del settore, ma anche da volontari che seguono una formazione specifica per essere più vicini alle esigenze degli ospiti. Cos'è per te l'autismo? Quando uno ripete tante volte la stessa cosa, e io potrei fare a meno di ripetere tante volte la stessa cosa. Michele è affetto da disturbo autistico, come Sara, Alvise, Silvio e Sonia. In ognuno di loro si esprime in modo diverso, a seconda della gravità della malattia. La medicina infatti parla di autismi più che di autismo. A volte i sintomi si manifestano insieme ad altre patologie neurologiche. Altre volte no. Le cause ancora oggi sono molto difficili da individuare. Fattori genetici, processi biologici, prima, durante e dopo la nascita, potrebbero compromettere lo sviluppo del cervello e provocare il disturbo autistico. Ma non tutti concordano con questa tesi. Altre ricerche dimostrerebbero che sono i fattori ambientali ad influenzare il DNA. Certo è che il percorso umano che debbono affrontare coloro che sono autistici spesso è tortuoso e solitario. È un mondo ancora molto sconosciuto, un mondo nel quale si entra in punta di piedi. Per una volta proviamo ad andare oltre quel muro di silenzio che a volte sconfina nell'omertà, perché l'autismo è un universo tutto da scoprire. I bambini e gli adulti autistici hanno bisogno di amore e di compassione, hanno bisogno di uscire dal guscio nel quale tendono a rinchiudersi e di interagire con gli altri, ognuno a seconda delle proprie capacità. Ed è quello che succede in questo centro, nato nel 2009 a Locarno, dove dialogo e accoglienza non mancano mai ed anche le famiglie si sentono a casa. Le famiglie ci hanno richiesto questo centro, perché le famiglie a volte hanno dei momenti difficili, oppure hanno anche bisogno dei momenti tra di loro, senza il figlio con autismo o il figlio con grosse difficoltà, perché può essere pesante a volte. Ed è bene sfatare l'idea che i ragazzi autistici non possano migliorare le loro capacità cognitive. Tutto è possibile con il giusto sostegno. Si può sempre, sempre migliorare e impedire anche la regressione, perché questa può anche essere se un ragazzo viene lasciato a se stesso, quello che non accade qui. Se identificare precocemente il disturbo dell'autismo rappresenta sicuramente una sfida importante, poiché permette a molti bambini di aumentare le proprie opportunità di raggiungere una qualità di vita quantomeno dignitosa in età adulta, anche coinvolgere chi è autistico in attività sociali ed educative è fondamentale. Non bisogna permettere che giovani affetti dallo stesso disturbo di Michele, Sara, Alvise, Silvio e Sonia diventino fantasmi per la nostra società, una società ancora molto restia ad accettare questa patologia. Patologia che è stata definita dagli esperti un dramma sociale destinato ad espandersi. Le persone con autismo ci assomigliano anche, sembrano uguali a noi e si fa fatica a capirli, e quello che non si capisce fa paura. Un giorno qualcuno ha detto: una diagnosi di autismo non è la fine del mondo, è l'inizio di un nuovo mondo. Il 2 aprile era la giornata mondiale di sensibilizzazione sull'autismo e ancora fino a domani in Ticino sono in corso, sono state fatte, ci saranno numerose manifestazioni. Buonasera, dottoressa Gabriella Lesmo, Buonasera. pediatra e specializzata sui casi di autismo. Cominciamo a capire questa storia dell'aumento, perché improvvisamente questa patologia si intensifica e si diffonde. Perché secondo me, secondo una buona parte della categoria medica che si occupa di questa patologia in modo elettivo, sono aumentati i fattori ambientali che incidono
sul determinismo della malattia. Fattori ambientali che da soli non sembrano essere sufficienti, ma sembrano concorrere a creare la patologia assieme a delle fragilità personali del bambino. Mi cita qualcuno di questi fattori? Allora, i fattori ambientali sono sicuramente i metalli pesanti che sono ampiamente diffusi nell'ambiente e che raggiungono il prodotto del concepimento, in quanto per un meccanismo che in realtà sarebbe di protezione, il feto concentra nel proprio sangue 8 volte di più quello che c'è nel sangue della madre. Per cui se la mamma ha comunque delle tossine in circolo, il suo bambino ne ha 8 volte di più. Questo già fa sì che bambini nuovi nascano con un deposito tossinico che sicuramente loro non fa bene. C'è chi dice, chi sostiene che sia influente anche il fatto che oggi la diagnosi si conosca meglio, la malattia diagnosi sia più precisa e quindi si trovino più casi che in verità c'erano anche prima. Conta anche questo aspetto? Potrebbe contare, ma solo io ritengo in piccolissima parte, perché allora mi chiedo dove sono tutti gli autistici adulti che dovremmo avere se la malattia avesse sempre avuto questa incidenza. C'è un'altra cosa, è importantissimo che la diagnosi sia precoce, colta ai primi sintomi dell'espressione della patologia, in quanto è più facile intervenire e con dei risultati migliori. Ci arriviamo, questo è un aspetto importante, ma prima volevo proporre a lei e a tutti voi a casa una testimonianza toccante che abbiamo raccolto a Bodio. Lì vive Luca, che da più di 40 anni è in una famiglia che da allora si prende cura di lui con grandissima dedizione, lo considera proprio come un figlio a tutti gli effetti, come i due fratelli invece avuti dal matrimonio. Era un bambino che aveva bisogno, è arrivato nella nostra famiglia e siamo andati avanti così. Aveva 2 anni e mezzo. L'autismo è diventata una parte di noi andando avanti, è diventata una parola molto usata, poco creduta, nessuno ci voleva credere, nessuno accettava la parola autismo, i dottori, i pediatri, i psichiatri dicevano ma no, ma signora, ma sì, ma no, ma... Però alla fine, gira e rigira, siamo sempre rimasti su questa diagnosi e questa è la diagnosi, secondo me. Abbiamo altri 2 figli, sono cresciuti con Luca, ma per noi era normale così, io volevo dei figli e non ho mai pensato di non avere altri figli. Noi eravamo più spaventati di questo bambino che gridava, che piangeva, che era triste, che non parlava, che non camminava, che aveva delle problematiche evidenti di socializzazione, che strappava i capelli, che era aggressivo. La parola autismo in sé a noi non ha fatto nessuna impressione. Da allora ne è trascorso di tempo. Luca oggi ha 43 anni, una passione per gli elicotteri e per i lavori d'artigianato e di falegnameria che condivide con papà Roberto. La sua serenità è dovuta all'infinita pazienza di coloro che oramai si considerano suoi genitori a tutti gli effetti, nonostante i momenti di difficoltà. Tante volte abbiamo gridato basta, 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 no? Perché l'abbiamo gridato molte volte. Però eravamo fortunati perché quando io gridavo basta, mio marito diceva ma dai domani è un altro giorno, vedrai che magari domani è un po' meglio. Quando lui urlava io non ce la faccio più, non voglio più, io dicevo ma dai adesso smettetela che tutto passa, che domani è un altro giorno. La cena te cosa fai? Regalino. Luca rappresenta il nostro fiore all'occhiello. Lo dico spesso, no? Dopo quando lo dico mi faccio anche un po' ridere perché è un fiorellone, no? Io non me la riesco a immaginare senza Luca la mia vita, lui fa parte di questa, è finita lì la cosa, non c'è niente d'altro da dire. No? È vero che il fatto di avere la responsabilità di Luca, la responsabilità di un figlio autistico, molto probabilmente o lega del tutto o distrugge. Penso che noi siamo stati fortunati che ci ha legato invece di distruggerci. Thank you.
cosa dice Luca? Ti voglio bene, Luca, smettila di far l'autistico, Luca, basta, Luca, vai, tirati qua, ma non vedi che sei un bambino appena nato, ma non fare il bebè. E lo sgrido e poi mi pento. Se tornassi indietro, riprenderebbe Luca? Di primo taglio mi viene da dire no. Proprio così, da spassionata, mi viene da dire no, ma sei matta, né? Sei ancora lì a far la mamma a 66 anni. Però ormai se si chiama Luca, sì. Cominciamo da questa toccante testimonianza e riprendiamo parole sentite soprattutto all'inizio. I medici, i pediatri, ma no signora, ma non è questo, non è quello. Ha parlato lei prima di diagnosi precoce, spesso questa invece è tardiva, purtroppo. Come mai? Perché la patologia offende soprattutto le aree che sono quelle deputate a sviluppare le funzioni integrative, funzioni che nel bambino molto piccolo non sono molto evidenti, per cui la patologia si realizza ma si vede pochissimo, se non un occhio esperto e un occhio della mamma che comincia a dire ma questo bambino parla poco, questo bambino non mi guarda poco, questo bambino non mi ascolta. Purtroppo a questo punto spesso la mamma resta da sola con i suoi dubbi, perché ancora manca da parte del mondo medico la consapevolezza dell'estensione del problema e quindi manca il messaggio di prestare attenzione anche a questi primi sintomi. Manca al mondo medico, così come manca, mi permetto di dire, anche alla società un'accettazione completa, evidentemente. Un'ultima domanda importante, perché non abbiamo ancora parlato di terapie: cosa fare e come concretamente aiutare? Allora, è fondamentale tenere conto degli aspetti biologici della malattia, che sono importantissimi e sono appunto noti. Se si interviene correttamente su quelli ed in modo molto personalizzato, si ha subito un recupero dell'attenzione e sfumano parecchi dei sintomi comportamentali. A questo punto i trattamenti di tipo di educativo, di recupero cognitivo e di riapertura di un canale di comunicazione funzionano molto molto meglio. Serve l'integrazione di tutti e due strumenti. Grazie mille dottoressa Lesmo per questa occasione di parlare, di aprire una finestra. Come detto, sono una malattia molto poco conosciuta a livello medico ma anche di società. È tutto per questa sera.